Bentornati sul nostro canale ed ecco qua a voi un'altra ricetta per la serie. Ho pochissimo tempo di dedicare ai fornelli, ho degli ospiti a sorpresa e voglio comunque sia mettere su in tavola un piatto veramente ricco di gusto. Ecco qua la ricetta che fa per voi: gli involtini di pollo allo speck e aromatizzate alla birra. Una ricetta che potete preparare in pochissimo tempo. Per 4 persone più o meno il tempo è 10 minuti e se avete degli ospiti a sorpresa potete sfornare veramente in quantità industriali perché richiede anche pochissimo tempo di cottura, circa 15 minuti. Quindi andiamo subito a vedere la preparazione, ma prima di fare questo vi ricordo sempre che gli ingredienti li ritrovate in descrizione. Vi invito a lasciare un mi piace, non vi costa nulla, iscrivetevi al canale perché così rimarrete sempre aggiornati sulle nostre ricette. Quindi passiamo al volo alla preparazione. Un piccolo inciso per quanto riguarda il pollo: noi abbiamo già optato per dei petti di pollo già affettati direttamente dal fornitore, quindi li abbiamo già acquistati così. Abbiamo optato per un pollo bio, quindi allevato a terra senza l'utilizzo di antibiotici. Quindi prendiamo la nostra fetta di pollo già tagliata, a questo punto la distendiamo su un tagliere e mettiamo all'interno lo speck. Operazione semplicissima, quindi non ci resta altro che ripiegarlo, mettere sopra la fogliolina di salvia e andare a chiudere il tutto con uno stuzzicadenti. Come potete ben vedere, abbiamo già preparato l'involtino e quindi, come potete ben capire, se ne preparano veramente tantissimi in pochissimo tempo. Fate particolarmente attenzione anche alle fette di petto di pollo perché chiaramente a spessori differenti i tempi di cottura saranno leggermente diversi. Cercate eventualmente di appiattire leggermente la fetta di pollo un po' più spessa con un batticarne in maniera tale da rendere tutte le fette spesse in maniera uniforme, in maniera da avere di avere un tempo di cottura uniforme. Le immagini stanno già procedendo con la cottura, ma dobbiamo fare l'ultimo passaggio prima di poterle cuocere, ovvero infarinarle ben bene, ambo i lati e fate sì che la farina vada un po' dappertutto, quindi non ci siano zone scoperte. A questo punto passiamo alla cottura, quindi prendiamo una padella diametro 28-30, la più larga che avete, in cui ci siano comodamente tutti i nostri involtini. Fate disciogliere la quantità di burro che ho indicato negli ingredienti. Fatelo sciogliere a una fiamma bassa. Come bassa sarà la cottura del nostro involtino. Io per il fuoco ho optato per il tripla corona perché fa sì che disponga su una padella così ampia tutta la padella abbia un calore uniforme, quindi il tripla corona a fiamma bassa. Quindi mettiamo i nostri involtini e diamo come tempo di cottura per lato, per questo spessore di involtino che vedete nel video, 7 minuti e mezzo. Passati i 7 minuti e mezzo, girate l'involtino. Adesso, quando lo andremo a girare, è il momento di mettere la birra. Siccome la birra al massimo ce l'avete da temperatura ambiente, quindi quando lo andate a mettere a sfumare vi bloccherà la cottura, aumentate la fiamma. Aumentate la fiamma e versate pian piano la birra, in maniera tale che voi vedete che, come state vedendo nel video adesso, la birra tende a bollire. Una volta che avete versato tutto il bicchiere di birra e tutta la birra bollirà, tornate su una fiamma bassa. Questo per cercare di mantenere sempre costante la temperatura di cottura dei nostri involtini, per non scioccarli troppo. Ora non ci resta altro che portare a cottura anche l'altro lato, sempre 7 minuti e mezzo la cottura anche dall'altro lato, da quando li abbiamo girati a quando li andiamo a togliere. Quindi tempo di cottura totale 15 minuti. Fine cottura, andiamo ad impiattare, impiattate come più preferite. Piccolo inciso sulla birra, sulla quantità di birra. Come vedete io ho utilizzato un bicchiere abbondante di birra e quello che vedete sul fondo è quello che mi è avanzato. Se volete un po' più di sughetto aumentate leggermente la quantità di birra per a padellata, perché come
state vedendo, vado ad impiattare e poi vado a mettere sopra i nostri involtini un po' di questo sughetto che mi è rimasto sul fondo, questo mix fra farina, birra e il liquido che esce dal petto di pollo. Mangiate ben caldo e fatemi sapere se vi è piaciuto, quindi lasciate un commento che è sempre cosa gradita. Lasciate un like a fine video che non vi costa nulla, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi auguro buon appetito. Ciao da Max e Cocco.